Il faut remonter en 1983. À cette époque, je travaillais dans un laboratoire de microbiologie depuis Dobbiamo plusieurs andare années. al 1983 e in quell'epoca io lavoravo in un laboratorio di microbiologia da diversi anni e in quell'epoca della mia vita tutti coloro che mi stavano attorno potevano dire di me che io avevo successo, avevo una bella carriera, avevo un marito, avevo due figli, non avevo problemi finanziari. Ma all'interno di me c'era un grande vuoto e io non sapevo da dove arrivava questo vuoto. Avevo molte aspettative nei confronti di mio marito e tutte queste aspettative erano sempre deluse. E ero alla mia seconda relazione di coppia e pensavo, se con lui non funziona, non funzionerà mai con nessuno. E un giorno avevo vissuto un'emozione molto forte. Questa emozione mi ha portato a voler mettere fine alla mia vita e ho tentato di suicidarmi, sono stata dichiarata clinicamente morta e in seguito a questa morte clinica ho potuto capire qualcosa della mia vita, ho potuto capire perché volevo capire perché soffrivo ed è questa lunga ricerca che mi ha portata a trovare delle risposte e scoprire tra le altre cose la memoria emozionale, cioè che tutte le emozioni che noi viviamo, che abbiamo vissuto da quando siamo bambini, sono registrate proprio in questa memoria emozionale e finché noi non abbiamo risolto questo che rimane in fondo a noi, ci ritroviamo sempre a ripetere gli stessi copioni e questi copioni di sofferenza faranno nascere malesseri, malattie, oppure anche un malessere profondo che può essere un male di vivere e che può essere quindi la depressione nervosa. Malessere profondo che può essere un mal di vivere, che può essere una depressione nervosa. Tutta questa ricerca mi ha portata a fare dei collegamenti tra quello che noi viviamo, quello che sentiamo e come il nostro corpo lo manifesta. Ed è così che piano piano mi sono fatta delle domande. Ad esempio, avevo molto male alla schiena e venivo seguita da un fisioterapeuta per dei problemi a livello della quinta lombare e della prima sacrale. All'inizio mi sono chiesta, ma la schiena a che cosa riguarda? La schiena, noi portiamo delle cose sulla nostra schiena e quindi mi sono chiesta che cosa porto io sulla mia schiena e mi sono resa conto che portavo i problemi di mia madre, delle mie sorelle, dei miei amici e prendendo coscienza di questa attitudine che avevo di portare i problemi degli altri, ho deciso adesso avrò il cuore grande come un autobus, ma alla prima fermata tutti scendono. E poi in seguito ho osservato che non avevo più così tanto male alla schiena, avevo sempre meno male. E quindi facendo a me stessa delle domande, facendo dei collegamenti, che sono giunta veramente ad identificare la causa di quello che vivevo e riuscivo ad autoguarirmi. E questo lo trovavo affascinante, quindi ho voluto saperne sempre di più ed è così che sono arrivata ad aprire un centro di crescita. Naturalmente avevo seguito diversi corsi di crescita personale e interrogavo le persone, ad esempio se veniva da me una persona per una leucemia, sapevo che il sistema linfatico era il sistema di difesa del nostro corpo e quindi io chiedevo a questa persona per sapere se avesse avuto il sentimento di dover lottare ed è lì che mi ha risposto che era la storia della sua vita e aveva passato la sua vita a combattere. E in seguito io ho notato che molte persone che soffrono di linfoma sono molto spesso in situazioni in cui hanno il sentimento di dover combattere, ma per una persona può essere magari nei riguardi del lavoro, per un'altra può essere magari di fronte ai genitori che magari gli impongono di continuare l'università e che lui non ha voglia di continuare. Quindi piano piano ho scoperto delle chiavi. E oggi io definirei la metamedicina come una medicina di risveglio delle coscienze.
ma non solo risveglio della coscienza, ma anche di compassione, perché per me è molto importante che questo approccio sia fatto in accoglienza, accoglienza con amore, dove si ascolta la persona che viene a raccontarci la sua storia e non si cerca di analizzare quello che lei ci dice, ma la si accoglie semplicemente e la si aiuta a mettere delle parole sui sentimenti che sente, che ha sentito. Questi sentimenti hanno fatto nascere quale emozione e qual è stata la ripercussione. Quindi la metamedicina è prima di tutto una medicina di risveglio della coscienza che si pratica nella compassione. Allora la metamedicina è d'abord e avant tout une médecine d'éveil de conscience qui se pratique dans la compassion. La metamedicina è un approccio induttivo che porta a fare delle domande pertinenti. Quindi se una persona ha un incidente e si fa tagliare un piede, la metamedicina non può aiutarla. Avrà bisogno di un medico della medicina che le rimetterà a posto il piede e che le darà le cure necessarie. Ma dopo che la persona ha ricevuto le cure necessarie, che solo la medicina può portare, la metamedicina può aiutarla a capire che cos'è che ti ha portato verso quell'incidente? Non volevi più andare avanti in quella situazione? Che cosa è successo? Quindi la metamedicina è un approccio piuttosto induttivo che va in profondità e che porta la persona a chiedere che cosa è successo in me, ma non cura. Questo è molto importante. Qu'est-ce qui se passait en moi avant que j'aie cet accident, avant que je ne développe ce cancer? Qu'est-ce qui se passait en moi? Mais ne soigne pas. Ça, c'est très important. Les sentiments que l'on vit. I sentimenti che noi viviamo, le emozioni che viviamo, nascere i nostri malesseri, le nostre malattie, e se noi prendiamo coscienza di questi sentimenti e li trasformiamo, noi possiamo a questo punto andare verso la guarigione, perché ogni malessere in effetti è un messaggio che il nostro corpo ci dà. E quindi quando diciamo che noi creiamo la malattia, è vero, però non è volontario. Nessuno vuole essere malato, nessuno vuole avere un cancro. Però può essere che la situazione che vivo o che ho vissuto mi ha portato a sviluppare un cancro. E quindi quando prendo coscienza della situazione, io posso intervenire sull'evento per fare in modo che questo sentimento e questa emozione non continui più ad autodistruggermi. Cet événement pour ne plus laisser ces sentiments, ces émotions continuer à m'autodétruire. Io ho educato i miei figli in questa coscienza e devo dirvi che molto raramente siamo stati dal medico dopo aver applicato questo approccio. Io mi ricordo di una volta in cui mio figlio aveva 3 anni e quando siamo rientrati dall'asilo mi ha detto: mamma, ho male alle orecchie. E io gli ho detto: tesoro, può essere che magari ti abbiano sgridato all'asilo, ma ho capito, non ho più male alle orecchie. Aveva 3 anni. Quindi è questo per dirvi che sì, i bambini capiscono molto velocemente. Si può applicare la metamedicina anche ai bimbi piccoli, anche ai neonati. Una signora è venuta con il suo bambino piccolo e questa bimba aveva un occhio tutto pieno di infezione. Ha avuto un raffreddore e poi si vede che è passato nell'occhio. Io ero un po' stupita e ho chiesto alla mamma: è possibile che questa bimba abbia visto qualcosa che le abbia fatto vivere della rabbia?
o della paura, che effetti questo problema all'occhio, questa infezione all'occhio è arrivata dopo che io quasi quasi stavo per farla cadere dal suo seggiolone e mentre la stavo mettendo nella sedia quasi quasi mi stava per cadere, da allora ha avuto questo problema all'occhio. E allora io le ho detto, può essere che questa bambina abbia pensato, ma mamma avresti potuto farmi molto male, non hai fatto attenzione a me. E io le ho detto, ma se vuoi puoi solo dire alla tua bambina, la mamma non ha mai voluto farti del male e ti chiedo scusa, la prossima volta starò molto più attenta. Ha detto solo questo alla sua bimba e dopo la conferenza la bimba aveva l'occhio completamente aperto, l'occhio che era infetto era completamente aperto. Quindi vedete, anche un bambino piccolo può capire. Ed è affascinante questo. Io ho avuto tanti bambini in terapia ed è meraviglioso vedere come possono capire così velocemente. Même un bébé comprend. Et c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. J'ai eu plusieurs enfants en thérapie et c'est merveilleux de voir comment ils peuvent comprendre rapidement. Io direi che nella maggior parte dei casi ci sono dei risultati molto positivi, ma è successo anche che a volte non ci siano risultati, perché a volte può essere che la persona abbia ancora delle cose da imparare con la sua malattia, col suo malessere. E quindi io dico a tutti i miei consulenti in metamedicina, fai del tuo meglio e lascia il resto a Dio. Io non direi che la metamedicina riesce a ogni colpo. Noi facciamo del nostro meglio per aiutare le persone a prendere coscienza di quello che stanno vivendo, ma è la persona. Così come il medico cura, è il corpo che dirige. E nella metamedicina noi siamo qui per aiutare le persone a risvegliarsi. Per me la vera guarigione va molto con la comprensione. Penso che le persone che fanno un approccio, che seguono un approccio come la metamedicina, per loro diventa come una filosofia di vita e va oltre i malesseri e le malattie. Si può usare coi malesseri e con le malattie perché ci si inizia ad interrogare riguardo a quello che viviamo, ma poi ci si può interrogare su tutti gli aspetti della nostra vita.